Diciamo che ci troviamo io la definisco famosa terrazza Palma d'Oro. Io personalmente sono venuto qui per un motivo molto semplice, perché quest'anno è intenzione del Consiglio d'amministrazione della Proloco affidare a questo giovane, ma vecchio, giovane di età, ma vecchio di professione, la cucina del Gran Gala del Pesce Spada. Quindi io gliel'ho già proposto, sono particolarmente commosso e contento, perché quest'anno mi ha dato l'ok per dire va bene, cucino io. Quindi è un giovane che sicuramente sta facendo strada, ma farà strada ancora di più, e io lo ringrazio per la tua condivisione con questo momento di inizio, di rinizio, se vogliamo, delle manifestazioni qui a Bagnara e in modo particolare del Gran Gala del Pesce Spada. Sì, quello che è, ringrazio il presidente per l'accoglienza e tutto il resto. Io cercherò di fare del mio meglio e rendere la sagra il bel evento che è, continuare con questa scia. Il menù sarà sempre a base di pesce spada. Ci sarà l'ingresso di qualche ingrediente nuovo, nel senso qualche ingrediente sempre del territorio. Il menù sarà un po' rivisto, ci sarà qualche portata in più. Accolgo l'invito del presidente con piacere e sono onorato di partecipare quest'anno a questa sagra. Io è inutile, per concludere questa mia brevissima presenza qui in questa famosa terrazza, a me piace dire famosa perché lo è diventata, e io devo ringraziare tutta la tua famiglia, perché vedi, da presidente della Proloco voi avete dato la famiglia Palma d'Oro nella sua interezza, avete dato veramente lustro a Bagnara. Cioè Bagnara, con la vostra presenza qui nel nostro territorio, ha acquisito punteggi positivi in più rispetto a quelli tradizionali che noi avevamo. Io dico sempre che la natura Bagnara ce l'ha dato bello, è un paese stupendo, però se gli uomini non fanno qualcosa di concreto, come lo state facendo voi, famiglia Palma d'Oro, e come immodestamente la mia presenza all'interno della Proloco, ma non solo la mia, ma anche degli amministratori, di coloro i quali hanno a cuore Bagnara può avere sicuramente uno sviluppo diverso rispetto a quello che sta avendo in questo momento. Quindi grazie a te Daniele, grazie alla tua famiglia, e speriamo bene per Bagnara, non diciamo mai per noi, perché noi bene o male noi riusciamo ad andare avanti, ma il paese ha bisogno di noi, ha bisogno di voi altri giovani, ha bisogno di me un po' anziano, però ti posso assicurare con l'entusiasmo che mi trovo alle spalle e io vado avanti. Allora, in questo momento ovviamente ve ne siete accorti che è arrivata anche qui la signora Carmela, che parlando di chitarra possiamo dire che è l'anima della chitarra, quindi abbiamo fatto un accordo, ti mettiamo a conoscenza, non lo so se tu lo sai. Mi auguro che la sagra prenda ancora punteggi in più degli anni, va ancora avanti sempre nel meglio, perché Bagnara ha bisogno di queste cose, perché Bagnara è bello, quindi la gente deve essere incentivata a venire. Della sagra è un punto di riferimento, come c'è sempre stato negli anni passati. 57 anni sono. 57 anni, e speriamo che quest'anno sia ancora positiva più degli altri anni.